Uomini e donne, dediche social per Nicolò Brigante. Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di uno dei troni più seguiti e più chiacchierati dell'ultima edizione del cancelletto trono classico, quello di Nicolò Brigante. Il cancelletto tronista siciliano, infatti, da qualche settimana a questa parte è sempre più impegnato a capire chi potrebbe essere la scelta ideale per lui fra Marta Pasqualato e Virginia Stabler. Proprio quest'ultime nelle scorse ore hanno tentato di aiutare il tronista a prendere una decisione, pubblicando sui social una piccola sorpresa per lui. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Una scelta imminente. Da qualche settimana a questa parte Nicolò Brigante è l'unico tronista realmente vicino e realmente intenzionato a fare una scelta. Il siciliano, infatti, da un paio di puntate è rimasto in studio soltanto con due corteggiatrici, dichiarando di voler fare la sua scelta proprio fra queste due ragazze. Quest'ultime altre non sono che Virginia Stabler e Marta Pasqualato. C'è da aggiungere comunque che Nicolò ha dichiarato di voler fare una scelta a breve, senza specificare comunque quando questa avverrà e se sarà registrata in studio o no. Per questa ragione negli scorsi giorni le due ragazze che lo corteggiano hanno pensato bene di inviare al siciliano un messaggio tramite i loro social, in modo da aiutarlo a scegliere una delle due. Due dolci dediche. Qualche giorno fa, subito dopo la fine della puntata trasmessa su Canale 5, Marta Pasqualato ha pensato bene di dedicare una bellissima canzone a Nicolò Brigante. La giovane infatti ha postato sul suo account Instagram un video contenente un pezzo della canzone di Federica Carta intitolata Ti avrei voluto dire. Per l'esattezza i versi postati dalla Pasqualato sono stati, stammi vicino da togliermi il fiato stanotte, stammi vicino quando tutti diranno di stare lontano da me. Ovviamente la scelta da parte di Marta di questi versi ben precisi ha fatto pensare a tutti i fans che la Pasqualato stesse mandando indirettamente un messaggio a Nicolò, ed in effetti sembrerebbe proprio così. Inoltre Marta ha anche postato una sua foto con una didascalia che riportava chiaramente al suo rapporto col tronista e alla situazione che si è venuta a creare nelle ultime puntate in studio fra di loro. Oltre alla Pasqualato sembra che ieri anche Virginia abbia voluto copiare il gesto della rivale, postando un video contenente la canzone I Miss You dei Clan Bandites.